Buonasera. Tra la zona di alta pressione che si estende sull'Europa sud-occidentale e la zona depressionaria sul mare del nord è presente una forte corrente occidentale che a tratti spinge delle perturbazioni verso l'Europa centro-settentrionale. Il pendio sudalpino rimane al margine e i relativi sistemi frontali non definiscono pertanto effetti rilevanti. Il passaggio durante la notte di un fronte freddo al nord farà scendere temporaneamente le temperature in montagna di 5-8 gradi, ma già domenica il passaggio di un fronte caldo associato ad una nuova perturbazione riproporrà una rimonta dei valori termici. E la configurazione barica appena esposta ci permette di stimare per domani una giornata essenzialmente ben soleggiata su una vasta area continentale. Soltanto tra l'Irlanda e la Danimarca sono attesi dei deboli rovesci, mentre della nuvolosità a tratti importante ricoprirà le aree nord-occidentali. E le temperature massime diminuiranno di qualche grado a causa dell'arrivo di aria più fredda. I valori spazieranno così dagli 8 gradi che si rileveranno al nord ai 20 gradi invece stimati sulle aree più meridionali. E sulla Svizzera nordalpina il fronte freddo produrrà durante la notte della nuvolosità associata a qualche debole precipitazione anche sotto forma di neve sopra i 1500 metri di altitudine, nuvolosità e fenomeni che saranno ancora attivi domani mattina ma che tenderanno ad esaurirsi a cominciare dalle regioni occidentali. Infatti nel pomeriggio sull'insieme del territorio è previsto almeno un soleggiamento parziale. Al sud è sempre bel tempo con a tratti qualche velatura di passaggio in quota sull'insieme della regione. Le temperature al nord rimarranno generalmente stabili la notte, saranno comprese fra 5 e 7 gradi, le massime diminuiranno di qualche grado e si stabiliranno fra 9 e 13 gradi. Sulle pianure del sud da una minima vicina a 5-9 gradi si passerà ad una massima di circa 17-18 gradi e nelle vallate superiori minime vicine a 3-4 gradi e massime fra 9 e 15 gradi. I venti avranno matrice fredda in altitudine, proverranno da ovest lungo l'altopiano con intensità da debole a moderata, da nord-ovest sulle Alpi con intensità moderata o forte, mentre ruoteranno a nord e saranno miti e di debole intensità i venti presenti sulle pianure del sud. E alla quota dei 2000 metri si stima un valore massimo vicino a 1 grado al nord e 4 gradi al sud. Ora vediamo insieme l'evoluzione. Domenica al nord velature nuvolose ad alta quota, tratti dense, ma sostanzialmente soleggiato. Al sud è ben soleggiato con qualche banco nuvoloso, soprattutto nel pomeriggio, e in Engadina nuvolosità variabile con qualche possibile debole precipitazione nella bassa Engadina. Lunedì ben soleggiato in tutta la Svizzera e martedì arrivo di un fronte perturbato al nord con nuvolosità in aumento e precipitazioni. Al sud più nuvoloso, ma in parte soleggiato. E per concludere, da mercoledì a venerdì al nord instabile e al sud mercoledì e venerdì lungo le Alpi variamente nuvoloso con possibili ma deboli precipitazioni. Per il resto è altrove soleggiato. E a causa del tempo secco nella Svizzera italiana è in vigore il divieto di accendere fuochi all'aperto. Grazie per l'attenzione e a presto, arrivederci.